ha senso, perché il quadro macroeconomico è ancora favorevole, la crescita economica è sincronizzata, cioè le 45 principali economie del mondo stanno crescendo, gli utili aziendali stanno crescendo e la qualità del credito è anche sostenuta da questo buon quadro macro. L'inflazione è positiva ma sotto controllo, il che permette alle banche centrali per lo più di essere accomodanti. C'è del rumore di fondo, legato magari alle crisi di alcuni paesi emergenti o ai timori per il protezionismo, ma questi appunto sono rumori di fondo che rendono più difficile intercettare il segnale di base che è positivo, ma che non sono tali da far deragliare il quadro complessivo positivo e favorevole alle attività rischiose. Beh sì, certamente sì, è evidente che l'elemento discriminante dipenderà dalla nostra capacità di riuscire a combinare gli asset e noi di Invesco siamo consapevoli che il contesto sta cambiando e siamo sempre più consapevoli che è necessario e importante offrire soluzioni di investimento capaci di realizzare portafogli diversificati e capaci anche di affrontare fasi così incerte di mercato. Scenario attuale, suggeriremmo di costruire un portafoglio ben diversificato tra azioni e obbligazioni che possa investire in tutti i paesi del mondo, in vari settori e valute, con un approccio disciplinato e non emotivo e che possa avere un orizzonte temporale di medio e lungo termine, che permetta quindi di controllare i rischi in modo oculato, ma di sfruttare a beneficio dei clienti anche i momenti di maggiore volatilità per non perdere opportunità. Ad esempio oggi, anche se il livello e la percezione dei rischi stanno aumentando, il valore principale si trova ancora nei mercati azionari, in alcune sacche dei listini azionari e nei mercati obbligazionari ci rivolgiamo ancora con attenzione al segmento corporate, sia investment grade che alto rendimento, e ad alcuni paesi emergenti selezionati, non solo a quelli governativi. Beh, direi che al di là delle scelte che possono rappresentare allocazioni satellite, servono soluzioni di investimento che siano capaci realmente di rappresentare il pilastro, il cuore del portafoglio dei prodotti dei nostri clienti. Luca, quello che hai appena detto è sicuramente vero ed è confermato anche dal comportamento dei nostri clienti, che sono sempre più alla ricerca di portafogli globali, portafogli diversificati su aree geografiche, su valute, che possono quindi investire nel più ampio universo investibile. E Invesco Global Income ne è certamente una conferma, un fondo tra i più collocati sul mercato, un fondo che è riconosciuto grazie anche alla straordinaria esperienza del team di investimento e che è sicuramente stato capace di dare risultati concreti, così come ha fatto il suo predecessore fondo Invesco Pan-European Income.